Perdiamo a Torino, perdiamo 1-0, ragazzi. Peccato, giusto annullare il gol all'1 nel finale perché il fallo di Matuidi su Zaniolo è netto. È come se il vantaggio non si fosse mai concretizzato. E quindi è giustissimo che Massa abbia fischiato questo fallo con l'ausilio del VAR. Poco cambia in fin dei conti. Ringraziamo Olsen, facciamolo subito santo se abbiamo perso sul 1-0 e se ce la siamo giocata fino al 94esimo. Perché Olsen aveva fatto 4 interventi salva risultato, 4 veri e propri miracoli. E io non capisco perché nessuno vada mai a dare un 5, a rincuorare, a dare una pacca sulla spalla a Olsen. L'unico che lo fece fu De Rossi. Il resto, niente, niente di niente. E forse la prima partita, se non vado errato, col Torino. Ma lì erano anche i problemi di ambientamento, c'era molto scetticismo nei confronti di Olsen. Per il resto, nessuno va mai a abbracciare Olsen. E ringraziamolo oggi, ringraziamolo. Monchi, Ramon, guardami bene negli occhi. Non ti azzardare ad esonerare Di Francesco dopo questa partita, neanche ti deve passare nell'anticamera del cervello. Quest'idea, veramente, ragazzi, ne hai commesse di stupidaggini, ne hai commessi di errori da quando sei a Roma, ma questo supererebbe ogni errore possibile ed immaginabile. Di Francesco, se lo volevi cacciare, lo cacciavi dopo la sconfitta contro il Cagliari, dopo il pareggio contro il Cagliari, lo cacciavi o si dimetteva. Non lo puoi esonerare dopo la partita con la Juve. So benissimo che Paolo Sousa già è a Roma e ancora non devo capire il motivo, perché se dovesse veramente arrivare Paolo Sousa, ragazzi, io non so che potrei fare. Se dovesse veramente arrivare Paolo Sousa, la Roma ci ha provato fino all'ultimo, non ci siamo riusciti, ragazzi. Peccato. Schick è un morto, Schick è un morto che cammina, ragazzi. Non posso più farci niente. Sì, qualche giocata l'ha fatto. Zaniolo favoloso, Zaniolo veramente un ragazzo stupendo. Lotta tutti i palloni, recupera, sgomita, ragazzi, fa di tutto per la Roma. E io non posso che volergli bene, io lo dico adesso, ragazzi. Zaniolo, io vorrei 11 Zaniolo, ecco, lo dico così. Fazio per poco non ci faceva prendere un altro gol con un disimpegno stupidissimo, un errore veramente stupido nel primo tempo. Florenzi bocciato da Di Francesco, ha sbagliato il modulo all'inizio, più o meno, ragazzi, perché hai messo Santon per essere più abile nei contrasti aerei, ma Mandzukic gli è saltato sopra a Santon in occasione del gol, ragazzi, veramente. De Sciglio mette un cross a campanile. Santon avrebbe potuto calcolare alla perfezione la traiettoria del pallone e si fa anticipare come un pollo da Mandzukic in area piccola, anche penso di rigore più o meno. Florenzi non è riuscito a combinare tanto, si è schiacciato troppe volte sulla linea dei difensori, e ciò non mi è piaciuto. Addirittura qualche volta si è passato alla difesa a 3, ma questo è veramente assurdo, passare la difesa a 3 contro la Juve. Ti avrebbero potuto castigare subito. Ci vediamo domani con il video a freddo, ragazzi. La delusione è tanta perché fino all'ultimo con quella presa di Szczęsny sul tiro di Cristante la partita si sarebbe potuta anche riaddrizzare. Peccato così, ragazzi. Sempre Forza Roma, fieri di essere romanisti. Ciao a tutti.